Cari amici, questa domenica ci troviamo di fronte ad un argomento molto molto delicato, ovvero quello della correzione fraterna, che nasce da un'esigenza di carità. Una delle sette opere di misericordia spirituale, infatti, è proprio ammonire i peccatori. Prima di addentrarci nelle letture di oggi dobbiamo però fare alcune premesse per cercare di capire come, quando e perché correggere qualcuno. Innanzitutto, quando correggere? Beh, evidentemente quando c'è qualcosa di sbagliato, ma attenzione che sia davvero oggettivamente sbagliato. Non stiamo parlando di diversità marginali di pensiero o di diversi modi di intendere o di fare qualcosa, ma di un'azione oggettivamente cattiva, oggettivamente grave, moralmente disordinata. Un atto, cioè, che sia manifestamente, palesemente contrario alla ragione e alla legge di Dio. E sto parlando di atto perché atti e azioni le possiamo, anzi le dobbiamo giudicare. Ciò che però non possiamo giudicare è la persona, perché non conosciamo il suo cuore, le sue intenzioni, cosa questa che solo Dio può fare. Infatti, anche se vedessimo qualcuno peccare manifestamente, non possiamo noi stabilire quanta responsabilità una persona abbia. Perché non conosciamo la sua storia, il suo stato fisico e psichico, se è cosciente di star commettendo un'azione oggettivamente cattiva, se si rende conto o meno di questo, quanto sia realmente padrona della sua volontà, in generale o in quel preciso istante. Ad esempio, perché si possa parlare di peccato mortale, occorre la compresenza di tre condizioni, ovvero materia grave, piena avvertenza, cioè so che l'atto che sto per compiere è moralmente disordinato, è deliberato consenso, cioè pur sapendo che è moralmente disordinato lo compio lo stesso, voglio compierlo lo stesso. Altrimenti in mancanza di una sola di queste tre condizioni il peccato è soltanto veniale. E noi dall'esterno possiamo con certezza soltanto appurare la materia grave. Per questo dobbiamo giudicare l'azione e non la persona. Questo tuttavia non ci esime dal far prendere coscienza alla persona della gravità degli atti che sta compiendo, come abbiamo già detto oggettivamente cattivi, e questo sia che lo sappia sia che non lo sappia. E qui possiamo già rispondere al perché la correzione fraterna è necessaria. Il male peggiore per l'uomo è il peccato, perché può condurre a perdere la propria anima. Per questo San Giacomo Apostolo scrive nella sua lettera: Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalle verità ed un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Ma qualcuno potrebbe dire: va bene, c'è la materia grave, ma se manca la piena avvertenza e il deliberato consenso. La responsabilità della persona è attenuata, è limitata. In realtà questa è una falsa obiezione. Se c'è la materia grave, io ho il dovere, a motivo della carità, di intervenire anche se la persona non stesse peccando in maniera grave. Ad ogni modo resteremo sempre nell'ambito delle opere di misericordia spirituale. Infatti, se la responsabilità della persona è piena, stiamo ammonendo un peccatore. Se invece la responsabilità della persona non è piena, stiamo insegnando agli ignoranti, ed insegnare agli ignoranti è un'altra opera di misericordia spirituale. Del resto, anche se la persona non fosse pienamente consapevole, e non stesse quindi peccando mortalmente, tuttavia gli effetti, le conseguenze, i traumi causati dal peccato, o comunque da queste azioni moralmente disordinate, restano comunque sia nella persona stessa, sia negli altri. Se qualcuno beve un veleno, ecco, sia che sappia, sia che non sappia che quello che sta bevendo è un veleno, gli effetti del veleno sono gli stessi. Per questo abbiamo comunque il dovere di intervenire. E poi è chiaro, il fine della correzione fraterna nasce da un'esigenza di amore, dall'esigenza di amare il prossimo come se stessi, come ci ricorda San Paolo nella seconda lettura di oggi. Se io amo una persona desidero per lei il massimo bene possibile, desidero che raggiunga il fine per cui è stata creata, ovvero la salvezza dell'anima, cercando al contempo di metterla in guardia da tutto ciò che costituisce o può costituire un ostacolo al raggiungimento di questo fine. E aggiungiamo allora un altro elemento fondamentale per una corretta correzione fraterna. Il fine deve essere l'amore e non altro. Non il desiderio di vendetta, non il desiderio di umiliare il prossimo facendogli notare le sue mancanze, non l'attaccare qualcuno di cui siamo invidiosi per screditarlo, soprattutto davanti agli altri, per sentirci magari meno inferiori a lui, oppure soltanto perché ci è antipatico. Niente di tutto questo dunque deve spingerci, ma soltanto la carità. E da qui come diretta conseguenza possiamo dedurre anche il modo corretto di correggere qualcuno, di ammonire qualcuno. Dice a riguardo San Paolo, fratelli, se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo spirito correggetelo con spirito di dolcezza e tu vigila su te stesso per non essere tentato anche tu. Perché ricordiamoci che se anche correggiamo qualcuno non sarà perché siamo perfetti. O migliori di altri, e che fino alla fine della nostra vita possiamo correggere ma anche essere corretti a nostra volta. Allora dobbiamo avere una delicatezza chirurgica nell'approssimarci all'altra persona, perché qui basta veramente poco per vanificare il nostro intento, per buone che siano le nostre intenzioni. Non possiamo pensare di approssimarci a qualcuno con un atteggiamento di superiorità giudicando o puntando il dito facendo in questo modo perderemo sicuramente il fratello forse per sempre irrimediabilmente infatti a nessuno piace essere corretto o ripreso a chi piace essere corretto e questo perché siamo orgogliosi perché fa male ed è doloroso già di per sé quindi pur dicendo la verità dobbiamo evitare di far sentire la persona giudicata altrimenti otterremo l'effetto esattamente contrario a quello desiderato, perché la persona tenderà ad irrigidirsi, ad indispettirsi e si rifiuterà di ascoltarci. Questo potrà sempre accadere, se è chiaro, ma non dovrà accadere per nostra mancanza o per nostra leggerezza, per nostra mancanza di delicatezza o di tatto. Dovremmo invece provare ad avvicinarci alla persona facendoci realmente prossimi mettendoci sul suo stesso piano, come fratelli, e consapevoli di essere peccatori anche noi, anche se in quel momento rivestiamo un ruolo superiore, e provare a capire più che giudicare, ad ascoltare più che a parlare, e pronti sempre a riconoscere il nostro eventuale errore, qualora le cose stiano diversamente da come pensavamo. In definitiva tuttavia la realtà dei fatti la potrà conoscere soltanto la persona interessata, che potrà essere sincera o mentire, ma a quel punto noi avremo fatto il nostro dovere e la persona avrà ascoltato. Pertanto se in futuro continuerà a sbagliare, perlomeno saprà di trovarsi nell'errore. Anche Gesù nel Vangelo dà indicazioni su come procedere. Prima è necessario parlare direttamente, personalmente con la persona per capire il grado della sua consapevolezza, le sue intenzioni, le debolezze, le sofferenze, le ferite che possono trovarsi dietro un certo comportamento. E molte volte in effetti capiamo come dietro un'azione cattiva si nasconda in realtà un animo ferito, una persona bisognosa di affetto, di comprensione, più che un uomo cattivo. Se questo primo tentativo non, non andasse bene, se la persona non ci ascoltasse, allora possiamo ricorrere all'intervento di due o tre persone sagge, magari stimate dalla stessa persona, affinché le nostre parole non siano considerate soltanto nostre, ma acquistino credibilità. Allora e solo allora, se anche questo tentativo non va a buon fine, possiamo riferire alla comunità. Mentre noi di solito saltiamo i primi passaggi e ne parliamo direttamente con la comunità. Rendiamo pubblica questa situazione, consegnando per così dire la persona agli aguzzini, gettandola in pasto ai leoni, senza averci parlato personalmente, senza sapere in realtà come stanno le cose, giudicando così la persona e non i suoi atti. Infine dice Gesù, se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Ma attenzione qui. Che cosa vuole dire Gesù? Dicendo sia per te come il pagano e il pubblicano. Cosa significa considerarlo come un pubblicano? Forse considerarlo perso per sempre? Ed è qui che c'è un bel colpo di scena, perché contrariamente a quello che potremmo pensare non si tratta di questo. Secondo quanto lo stesso Gesù dice nel Vangelo, in verità vi dico i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Ecco il motivo per cui Gesù prosegue parlando poi della preghiera e dice così se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Gesù sta dicendo che se preghiamo insieme, non soltanto fisicamente, ma soprattutto con cuore concorde, unito nel chiedere a Dio qualcosa, qualcosa di buono evidentemente è chiaro, ecco dice in tal caso la nostra preghiera sarà esaudita. Ebbene, noi siamo capaci di chiedere a Dio le cose più assurde e strampalate. Cominciamo allora a chiedere qualcosa di buono, come per esempio può essere proprio il ravvedimento e la conversione di queste persone che nonostante i richiami stanno ostinatamente perseverando nel male e si sono momentaneamente allontanate dalla via di Dio, che tuttavia continua ad amarli e che fino all'ultimo istante della loro vita possono ancora pentirsi e salvarsi. Anche questo è un atto di carità, di amore e come ci ricorda san paolo nella seconda lettura pieno compimento della legge è l'amore intendiamoci bene correggere qualcuno che sta sbagliando non è soltanto una eventualità lasciata alla nostra discrezione ma un nostro preciso dovere come già ricordato tante volte un'esigenza che nasce dalla carità anche se a volte non è facile o ci costa particolarmente è la stessa cosa che il Signore spiega ad Ezechiele, che è profeta, cioè incaricato di dire agli uomini le parole di Dio, ma che riceve anche il compito di essere sentinella per il popolo di Israele. Ora, il compito della sentinella è quello di vigilare sul popolo e di dare l'allarme nel caso ci sia un pericolo. La sentinella ha perciò una grande responsabilità, perché da una sua distrazione o omissione possono seguire cause catastrofiche per il popolo. Tuttavia, una volta lanciato l'allarme, la sua responsabilità si arresta di fronte alla libera scelta di ogni singola persona, scelta di cui non sarà considerata responsabile. Dice infatti il Signore, se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli, perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta, perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. E così tutti quanti noi, che col battesimo siamo stati consacrati profeti, abbiamo il dovere di vigilare sul nostro prossimo, come delle sentinelle, ed esercitare la correzione fraterna, perché se non lo faremo, saremo noi ritenuti in qualche modo. Complici e responsabili della perdita di un'anima a causa del nostro silenzio. Bisogna però ammettere che a volte correggere può risultare particolarmente difficoltoso, come quando dobbiamo correggere persone dal carattere forte, oppure quando siamo costretti a dover correggere persone che amiamo perché temiamo a causa di questo di rovinare il nostro rapporto con esse. Ma in questo caso chiediamoci: che tipo di amore è il nostro? Cosa significa per noi amare? Amare qualcuno significa volere il suo bene, ma lasciarlo nell'errore, lasciarlo nel peccato, con il rischio che si perda, non significa certo volere il suo bene. Ci potremmo così trovare nella non facile situazione in cui, se parliamo, corriamo il rischio di perdere l'affetto, l'amore, la stima della persona in questa vita. Se non parliamo... Corriamo il rischio che si perda per tutta l'eternità, e noi con lei. Nell'Apocalisse il Signore dice, Io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo. Allora facciamo che questo punto debole diventi invece un punto di forza, e così proprio per amore troveremo il coraggio di correggere questa persona che amiamo, a cui vogliamo bene, anche al rischio di perderla, tenendo presente poi che è possibile anche un'altra ipotesi remota ma possibile, ovvero che la persona accetti la nostra correzione e che il nostro rapporto si rafforzi proprio perché è vero e perché abbiamo agito per il suo vero bene. Per concludere, ritorniamo all'inizio, ovvero all'inizio della Bibbia, Libro della Genesi, dove troviamo la storia di due fratelli, Caino e Abele. Caino uccise Abele per invidia, ed allora il Signore gli chiese, «Dov'è Abele, tuo fratello?» Egli rispose, non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello. Ecco se il Signore facesse a noi la stessa domanda: dov'è tuo fratello? Dove sono i tuoi fratelli? Noi cosa risponderemmo? Siamo forse i guardiani dei nostri fratelli? Sì, siamo chiamati ad essere propri guardiani dei nostri fratelli? Sia chiaro, noi non abbiamo la capacità di convertire nessuno. Chiediamoci però e se Dio volesse servirsi proprio di noi per ricondurre i suoi figli dispersi? Buona domenica a tutti.